Parliamo di questa trattativa, lei lo ha ripetuto più volte nelle ultime settimane, che sembrerebbe ben avviata per la cessione della società. Ci sono novità, anche perché oggi siamo al 17 di maggio, siamo già a metà mese. Ma queste cose sono comunque situazioni che vanno gestite e ci vuole del tempo. Poi, una volta arrivati a chiudere un preliminare, bisogna fare i passaggi con la federazione, quindi dare tutta la documentazione che la federazione chiede per i nuovi acquirenti, per tutti coloro che acquistano più del 10% di una società. Ma a me l'importante non è adesso il tempo, a me è importante sapere di aver trovato delle persone corrette, giuste, che possono portare avanti il progetto Pescara. È evidente che da qui al 22 giugno, quando ci saranno da fare tutte quelle incombenze per l'iscrizione, queste cose le dovrò fare io, come al solito da 12 anni a questa parte. Non credo che ci sia stato mai nessuno che sia venuto ad aiutarti o a darti una mano, per cui così come è stato fino ad oggi sarà anche quest'anno, e poi mi auguro che prima possibile possa succedere questo. Poi se succede in un modo nel quale magari io vado via completamente, sono ancora più contento. Se dovesse succedere che devo rimanere per un periodo, lo farò volentieri, perché questa è la mia città, la squadra del cuore, e soprattutto la squadra a cui tengo, e credo che solo uno con problemi di vista potrebbe dire il contrario, perché è evidente che quello che abbiamo fatto, che ha fatto questa società in 12 anni a Pescara, non l'ha fatto mai nessuno nella storia. Se c'è qualcuno che mi può smentire, venga pure qui a farlo. Abbiamo oggi una società che chiunque arriva gira la chiave e la manda al massimo, per cui io non mi rimprovero nulla, perché l'unica cosa che mi posso rimproverare come società, che è una società che non ha tanti soldi come ce l'hanno i club più importanti, ma quello purtroppo non ci possiamo fare nulla. Un tempo limite c'è per la chiusura di questa trattativa? Una data limite? No, io se potessi chiuderei domani mattina. La data limite, ripeto, il Pescara si deve iscrivere, adesso deve pensare a fare. Quando sento gente che parla a vanvera e non si rende conto di quello che c'è da fare da qui al 22 di giugno, verrà tutto garantito. Queste cose le deve fare il sottoscritto, e ancora una volta le farà. Poi se riusciremo a fare prima del 22 di giugno un passaggio, un preliminare, io sarò la persona più contenta del mondo, ve lo assicuro. Per chiudere, in una battuta, tornerà Zeman sulla panchina del Pescara? Ho letto questa mattina anche questa cosa, non so da dove arrivi la notizia, ma il giornale parla di possibile gruppo italiano che verrebbe interessato a riportare la coppia Zeman-Pavone. Nel momento in cui arriva un altro gruppo a Pescara possono fare quello che vogliono, l'importante è che io sia da una parte. Fin tanto che ci devo stare io, comando io, quindi deciderò io.